un palazzo delle meraviglie ed un percorso di visita suggestivo tra arte, storia e scienza. Visitare il Musa, Musei della Reggia di Portici, è il modo perfetto per scoprire la Reggia Borbonica, passeggiare tra le pendici del Vesuvio. La coppia reale Carlo di Borbone e Maria Amalia di Sassonia decisero di costruire la loro villa estiva nel 1738. La residenza reale ha un'insolita forma architettonica definita a cavallo, perché sovrasta l'antica strada regia delle Calabrie. Importanti architetti all'epoca lavorarono alla sua realizzazione. Poi, nell'Ottocento, subì nuove modifiche e i lavori furono diretti dall'architetto francese Lecomte. Con la nascita dello Stato unitario, la Reggia fu assegnata alla provincia di Napoli per destinarla alla Reale Scuola Superiore di Agricoltura, istituita nel 1872, divenuto poi Dipartimento di Agraria dell'Università Federico II di Napoli. Lo scalone monumentale che conduce all'appartamento del re fu dipinto dallo scenografo di corte di Parmense Vincenzo Re, con prospettive architettoniche che moltiplicano l'illusione spaziale. L'appartamento reale sul piano nobile fu abitato nel Settecento dalla famiglia Borbonica e poi nell'Ottocento da Gioacchino Murat e sua moglie Carolina. L'Herculanense Museum è una rivisitazione in chiave multimediale dell'antico museo ercolanese che ospitava le prime raccolte di antichità provenienti dagli scavi di Ercolano, Pompei e Stabia. Fu realizzato per volere di Carlo di Borbone nel 1758 ed era unico in tutta Europa per quantità e qualità dei reperti riuniti. Il Musa, istituito nel 2011 per valorizzare la storia della scuola di Agraria, costituisce uno dei centri museali dell'Ateneo Federico II di Napoli e comprende l'Orto Botanico di Portici e gestisce l'Herculanense Museum, oltre all'appartamento reale. Terza anticamera, sala gialla. Un'anticamera che dà sulla marina, un'alta fascia ornamentale con motivi di grifoni simmetrici contrassegna il bordo del soffitto. Il centro è ornato da ghirlande vegetali. La decorazione a tempera su intonaco si può attribuire al pittore napoletano Gennaro Bisogni, che lavorò a Portici tra il 1812 e il 1814. Il parato in seta di San Leucio Giallo e Amaranto è l'unica tappezzeria ottocentesca sopravvissuta. La sala era allestita nel Settecento con sedie di mogano, tavoli a muro e un orologio a pendolo inglese. Camera da letto del re Carlo di Borbone. Individuiamo la prima funzione della sala in una pianta firmata dall'architetto Canevari e databile al 1741, in cui è indicato un letto al centro della parete di testa e un oratorio privato con altare nel piccolo vano laterale, ancora oggi con un soffitto a tema sacro. È documentato inoltre che Giuseppe Bonito, pittore del Rococò napoletano, incaricato a Portici di decorare tutto il quarto privato, cioè le stanze dei reali, dipinse la volta della camera del re. Il bellissimo soffitto a tempera raffigura la Visitazione di Maria con altre favole pastorali. Il nostro viaggio attraverso il tempo prosegue con queste immagini. Andiamo insieme a varcare le porte di quello che è l'Herculanense Museum. Siamo nella straordinaria Reggia di Portici, il re al sito borbonico che fu costruito nel Settecento e fu scelto come residenza estiva dei Borboni anche in virtù della sua posizione strategica, la vista sul Golfo di Napoli, l'adiacenza con gli scavi archeologici. Fu costruita anche per dar vita a quello che in effetti rappresenta un altro luogo straordinario, vale a dire la presenza di questo museo, un museo che rappresenta il primo museo archeologico e fabbrica di restauro degli antichi reperti che venivano via via scoperti dalle campagne circostanti. E proprio in questa location, al primo piano appunto della Reggia di Portici, si trova una esposizione straordinaria che sarà visitabile tra l'altro fino al prossimo marzo 2022. Il titolo della mostra è Inspirational: The Influence of Place, e riflette per l'appunto in pieno quello che naturalmente è il luogo espositivo scelto, vale a dire l'Herculanense Museum della Reggia di Portici. Vi è stata una grande collaborazione e partecipazione da parte del Centro Museale delle Scienze Agrarie dell'Università di Napoli Federico II per aver contribuito all'organizzazione di questa mostra che celebra 225 anni di relazioni storiche tra gli Stati Uniti e Napoli. Lo visitiamo insieme.
In occasione delle celebrazioni per i 225 anni dell'istituzione della sede diplomatica statunitense a Napoli, una delle sedi diplomatiche americane più antiche al mondo, articolo 1307 istituzione culturale, insieme al MUSA, Museo della Reggia di Portici, Università degli Studi Federico II di Napoli, hanno presentato la mostra Inspirational, The Influence of Place, col supporto del Consolato Generale degli Stati Uniti e la partecipazione di 7 artisti visivi americani contemporanei. Ispirati nelle loro opere create per l'occasione alla letteratura di scrittori americani del passato che parteciparono al Grand Tour in Campania, un'unione tra letteratura antica e arti visive contemporanee. La curatrice si è ispirata all'opera letteraria di Pierluigi Razzano, Americana, che esamina gli scritti dei letterati del passato rivolti e dedicati al nostro territorio, una lettura e rilettura di Napoli e della Campania che dal passato perviene alla nostra contemporaneità, in un percorso che annulla il tempo, abbatte le barriere e le differenze culturali, guarda al nostro territorio con occhio nuovo. Al contempo un'indagine su una terra molto difficile da comprendere e interpretare, con metri cognitivo e di giudizio distanti dalla nostra cultura. Un locus dove tutto sembra improvvisamente accadere e tutto rimane uguale a se stesso per secoli. Un luogo dove il senso di fluidità e precarietà degli accadimenti è più intenso e veloce che altrove. Gli artisti americani Kelly Berg, Laddie John Dill, Ned Evans, Justin Garcia, Shane Guffog, Miguel Ozuna e Todd Williamson sono stati invitati a leggere l'opera letteraria degli scrittori americani, ad ognuno rispettivamente assegnate a riportare in chiave visiva quelle emozioni e sensazioni, insieme alla propria personale esperienza percettiva di Napoli. Una lettura affascinante e totalizzante. Una modalità insolita di interrogarsi sui valori e i limiti per aiutarci a comprendere il luogo al di là dei facili stereotipi, perché a volte la bellezza da sola non basta ad attraversare il fiume quando il fiume è in piena. La mostra sarà visitabile fino al prossimo 13 marzo 2022. La struttura museale invece del MUSA è aperta tutti i giorni ad eccezione del lunedì, dalle 9.30 alle 19 e la domenica dalle 10 alle 19.